Buonasera e bentrovati. Per parlare di luoghi dell'aldilà del cristianesimo abbiamo scelto di portarvi all'interno di una chiesa, la chiesa di San Carlo, perché è un luogo insieme del corpo e dell'anima. Se voi ci pensate, i luoghi che abbiamo intorno, i luoghi di una città, i luoghi della campagna, possono essere semplicemente luoghi anonimi, posti di passaggio, fintanto che quella particolare strada, quel particolare incrocio, quella particolare piazza o addirittura quell'albero in campagna non diventano per qualcuno di noi, nella nostra esperienza personale, nella nostra memoria, un luogo che ha un senso diverso, un senso particolare. Siamo noi che diamo un significato, che lo rendiamo un luogo simbolico. Ci sono poi alcuni luoghi che nascono come luoghi destinati ad essere luoghi simbolici. Nascono apposta e fra questi ci sono le chiese. Non sono edifici neutri, non sono semplicemente quattro mura e quattro pilastri come in questo caso, ma sono luoghi che vengono rivestiti di una densità perché ospitano qualcosa che va al di là del semplice spazio rinchiuso all'interno. Tuttavia, anche i luoghi nati per essere luoghi simbolici sono pur sempre fatti di mattoni, hanno avuto delle vicende costruttive, è stato necessario procedere con un incarico, avviare un cantiere e quindi diventano, una volta terminati, luoghi in cui si sommano, si stratificano le realtà, sono posti in cui io entro, cammino, trovo riposo, ma sono anche qualcosa di diverso. Per arrivarci però appunto bisogna costruirli. La vicenda di questa chiesa, la vicenda della chiesa di San Carlo è un po' particolare. Fu una chiesa costruita per scommessa. Per costruirla non c'erano infatti né il luogo e né i denari. Il luogo perché i padri della congregazione di San Carlo che reggevano il collegio che stava qua di fianco avevano acquisito una parte, una piccola parte di questo isolato nel centro di Modena e poi avevano costruito di fianco un oratorio che stava esattamente qua, dove siamo noi adesso. E poi ad un certo punto, più o meno 20 anni dopo aver aperto il collegio qua di fianco, decisero di costruire una chiesa più grande, perché voleva essere il momento di incontro tra loro, la realtà del collegio, e la realtà esterna, quindi la realtà della città, la realtà di tutta Modena. Misero la prima pietra sotto questo pilastro e poi sperarono, perché non c'era tutto questo posto, mancava addirittura la parte dell'abside, che è una parte fondamentale in una chiesa. E mancavano i denari, come vi stavo dicendo. I denari perché il collegio sì, andava bene, insomma, stava rodando pian piano, però in realtà non c'era assolutamente modo di prevedere se si sarebbe riusciti ad arrivare al tetto, per esempio. Ebbene, alla fine si riuscì, arrivarono le donazioni, arrivarono molti lasciti, molti testamenti, le persone capirono l'opera che stavano facendo i padri e il collegio, le rette del collegio e le donazioni insieme, questi lasciti testamentari, permisero alla fine di portare a compimento l'edificio. Tuttavia, insomma, ci furono alcuni problemi, perché chiaramente, insomma, si tratta di un processo durato 40 anni più o meno. Non fu sempre facilissimo riuscire a esigere, per esempio, tutte le donazioni che erano state promesse. Fra questi problemi, uno in particolare ci viene raccontato da un cronista del Settecento. Ora, ritornando al piano della fabbrica ed entrando dentro nelle memorie che mi è riuscito a trovare, non posso che ammirare la provvidenza di Dio nel vederla ridotta a quel felice compimento in cui ora si trova. Grandissime occorrevano le spese, notabilissime le difficoltà per il buon esito, eppure lo zelo dei baldi, dei sacerdoti e dei confratelli, tutti uniti, Seppe superare qualunque incontro. Furono molto le limosine dei benefattori e trovo scrittura che in una sol volta fu regalata al superiore Baldi una polizza di 18.000 scudi, difficile però da esigersi, ma ricorsa alla congregazione, al braccio del serenissimo duca Francesco II d'Este, convenne al debitore ubbidire. Diciamo che fu convinto dal duca, pagandola però in tante monete minute, a contar le quali furono impiegati tutti i sacerdoti. Beh, al di là di queste note spiccere che comunque ci sono e fanno parte della storia di un edificio, la realtà poi, una volta completata la chiesa, comincia a stratificarsi, comincia a rendersi più complessa. Ed è il momento in cui una chiesa diventa tale. Per poter celebrare, per poter fungere da tramite fra le persone che, come dicevamo prima, entrano, camminano, ospitano, occupano la chiesa, lo spazio fisico, e uno spazio che invece sta di là, sta oltre, sta in una realtà ultraterrena, è necessario una mediazione, e la mediazione, nel caso del cristianesimo, viene fatta dai sacerdoti, o meglio, da tutte le varie categorie sacerdotali che sono riconosciute nella gerarchia ecclesiastica. Perché ci si veste? La vestizione del sacerdote è un passaggio importante, perché in questo modo si cancella, si nasconde per un momento l'identità umana della persona, e la persona che diventa sacerdote veste fisicamente un'altra veste, e quindi noi capiamo che lui sta parlando e si sta ponendo nei nostri confronti per conto di, per conto della divinità. È un tramite. La menzione di Aronne, fratello di Mosè e capostipite del sacerdozio, viene introdotto nel Libro dell'Esodo e fa da introduzione a un'accuratissima descrizione dei paramenti sacerdotali, preparati da abilissimi artigiani ed elaborati con oro, porpora e lino. Fa avvicinare a te, in mezzo agli israeliti, Aronne tuo fratello e i suoi figli con lui, perché siano miei sacerdoti. Aronne, Nadab e Abiu, Eleazzaro e Itamar, figli di Aronne. Farai per Aronne tuo fratello abiti sacri per gloria e decoro. Parlerai a tutti gli artigiani più esperti, che io ho riempito di uno spirito di saggezza, ed essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per l'esercizio del sacerdozio in mio onore. Le vesti utilizzate dai ministri derivavano dall'antica Grecia e dall'antica Roma. L'abito delle persone di un certo livello doveva infatti essere differenziato rispetto al popolo. In realtà, nel corso del tempo, si andò maggiormente a distinguere, più che il livello sociale, la qualità della stoffa, e con le invasioni barbariche si andò a tramutare completamente la moda profana. La Chiesa però mantenne sempre una certa differenza fra gli abiti civili e gli abiti liturgici. In epoca carolingia, infine, i paramenti veri e propri erano collegati al grado del sacramento e, tranne alcune eccezioni, sono stati fissati e utilizzati ancora oggi. come avete sentito addirittura nel Libro dell'Esodo, è Dio stesso che parla e chiede ad Aronne, suo sacerdote, di vestirsi, e di vestirsi con panni che vengono preparati da artigiani abilissimi. È una richiesta che viene dall'alto, diciamo così, e ha esattamente la funzione che vi dicevo prima, cioè quella di trasformare il sacerdote in un ministro della divinità. In questo caso vi ho mostrato questa che è una tunicella, una dalmatica, in un tessuto che viene chiamato in area emiliana samice d'oro, si può chiamare anche teletta d'oro. È oro davvero, viene tirato in lamine sottilissime e poi tessuto insieme a della seta gialla, ricavando in questo caso addirittura dei disegni a damasco. È un tessuto per fare il quale occorreva un materiale molto prezioso, molto costoso, la seta e l'oro, e occorreva moltissimo tempo. Era l'opera di un artigiano estremamente abile. L'abbiamo messo qua perché corrisponde alla pianeta che indossa, in questo caso San Filippo Neri, nel quadro d'altare che c'è sopra. I due pezzi, il quadro e questa tunicella, sono coevi, appartengono entrambi alla metà del Settecento. È un modo per farvi capire che quello che veniva rappresentato aveva una sua corrispondenza nella realtà. E in questo caso questa dalmatica veniva vestita da ministri che non erano ancora sacerdoti. Come vi dicevo prima, ci sono vari gradi di ministero sacerdotale. Naturalmente la domanda può sorgere spontanea: come mai delle stoffe di questo genere? Beh, spesso, soprattutto fino al Settecento, anche fino all'Ottocento, i paramenti venivano ricavati da stoffe regalate dalla nobiltà, nel caso di Modena spesso regalate dai duchi, che le dismettevano. E quindi, se le guardiamo molto bene, hanno in realtà delle cuciture perché venivano tagliate e poi rimesse insieme, approfittando magari della gonna meravigliosa della duchessa piuttosto che di un mantello particolarmente prezioso. E questo è il motivo per cui i paramenti sacri fino a quest'epoca non hanno sempre un colore specifico. Il colore nei paramenti sacri del cristianesimo è legato alle tipologie di cerimonia o di celebrazione. Nel caso invece delle vesti più antiche, beh, insomma, si faceva un po' con quello che c'era, quindi gli abiti più belli, le stoffe più belle, anche se in questo caso non in bianco, venivano usati per le cerimonie più solenni. Una volta vestito, il sacerdote aveva un ruolo fondamentale, che era quello di celebrare sicuramente, ma ricordatevi che la messa fino a pochissimo tempo fa veniva celebrata di spalle e in latino, e quindi l'unico momento in cui il sacerdote o il padre predicatore poteva parlare con le persone ed essere capito era quando parlava dal pulpito. Da lì ammaestrava. A volte venivano chiamati dei predicatori che facevano proprio quello come lavoro, cioè avevano il compito di parlare alle persone e possibilmente di indirizzarle verso una comprensione della realtà cristiana, che a volte veniva vissuta invece in modo così, più per abitudine e tradizione che per comprensione delle scritture. Era un ruolo molto delicato quello del predicatore. Ne sentiamo un piccolo pezzo. Il tema dei premi eterni e dei castighi infernali ricorre spesso non solo nella trattazione teologica, ma anche nella predicazione svolta da domenicani e frati minori in età medievale e moderna, che mostrano le raccolte di prediche in latino e in volgare giunte fino a noi. Queste raccolte sono una testimonianza preziosa per comprendere quali erano le idee religiose diffuse nei diversi strati della società in quelle epoche. Un esempio della fortuna del tema delle ricompense e delle punizioni divine ci giunge dall'opera del francescano Roberto Caracciolo da Lecce, che visse tra il 1425 e il 1495 e svolse prestigiosi incarichi sia presso la Curia romana, sia presso le corti di Milano e Napoli. Alcune delle prediche tenute da Roberto alla metà del 400 davanti al Duca di Milano Francesco Sforza sono dedicate proprio a descrivere ai suoi uditori gli orrori che caratterizzano l'inferno. È necessario vigilare attentamente affinché il mondo, con le sue false promesse di beni fugaci e vani, non ponga in pericolo la salvezza delle nostre anime. Dalle minacce del mondo, infatti, possono discendere non soltanto la perdita dei beni terreni, ma anche il naufragio dei beni eterni. Quando l'uomo è condannato dalla giustizia di Dio, si può dire che egli sprofondi negli abissi, proprio come accadde con i naufraghi che restarono ammagliati dal canto delle sirene. Questi mostri marini, con le loro voci soavi, cantano così dolcemente che se i naviganti non si dimostrano cauti e saldi al comando delle loro barche, rischiano di fare naufragio e di annegare nelle acque del mare. In che cosa consiste il naufragio dei peccatori che non fanno penitenza, ovvero di coloro che amano e desiderano le cose terrene più di quelle celesti, senza pentirsi dei loro comportamenti e rinunciarvi? Si può affermare che tale naufragio sia il risultato della severità della giustizia divina, che si rivela implacabile, aprendo loro le porte di quel carcere eterno che è l'inferno. A questi peccatori mi sembra che possano applicarsi le parole pronunciate da Gesù Cristo e riportate nel capitolo 20 del Vangelo di Matteo. Voi non sapete quello che chiedete. L'Evangelista Matteo racconta infatti che un giorno una madre con i suoi 2 figli si avvicinò a Gesù e gli le chiese: che cosa vuoi? E la donna, credendo che il regno annunciato da Cristo fosse di questo mondo, rispose: di che questi miei 2 figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Al che Gesù replicò: voi che desiderate il mondo e non il cielo, i beni temporali e non quelli eterni, non sapete quello che chiedete. Eppure, nonostante il racconto evangelico, molti peccatori sono convinti che l'inferno e il paradiso non esistano. Allora io, frate Roberto, proverò a farvi comprendere che cos'è davvero l'inferno e che cosa sono le pene infernali. Anzitutto, al fuoco infernale è stata assegnata da Dio la proprietà speciale di affliggere e tormentare i dannati, senza però né bruciarli né consumarli del tutto. Il fuoco infernale, inoltre, è eterno, tanto che sta scritto nel Vangelo di Luca: poi dirà anche a quelli che saranno alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Tuttavia, questo fuoco, per quanto terribile e crudele, non lo è più dell'anima dei peccatori impenitenti, che in vita hanno ottenuto condotte scellerate. Per continuare con le atrocità dell'inferno, io ricorrerò anche ad un esempio. Si narra che un giorno il monaco Macario d'Alessandria, camminando per il suo eremo, si imbatté nella testa di un uomo morto. Sorpreso da questa macabra scoperta, Macario iniziò a pregare Dio affinché gli rivelasse a chi era appartenuta quella testa, e conclusa l'orazione avvenne un fatto ancora più sorprendente: la testa cominciò a parlare. Qualcuno di voi a questo punto mi potrà obiettare: ma com'è possibile che una testa possa parlare se è priva degli organi vitali? E io rispondo che fu Dio a volerlo, perché a lui così piacque, e ciò sia sufficiente per acquietare gli scettici. La testa parlò, quindi, a Macario, in tal modo: in vita io fui un peccatore, adesso mi trovo nella zona più profonda dell'inferno. Mi trovo ancora più in basso di coloro che durante la loro esistenza terrena non hanno creduto in Dio, dal momento che quanti hanno commesso peccato sono puniti molto più severamente degli altri e persino dei pagani. I peccatori, infatti, avevano a disposizione tutti i benefici di Dio e potevano goderne, ma li hanno disprezzati e rifiutati, preferendo i diletti del mondo. Ecco perciò che all'inferno ho visto persone di ogni condizione sociale, uomini d'arme, usurai, avvocati e giudici. Oh, uomini induriti, ostinati e inebriati, che per amore di questo misero mondo non vi curate della vostra salvezza. Pertanto, illustrissimo principe e devotissimi in Cristo Gesù, dobbiamo sforzarci con tutti i nostri sentimenti e tutte le nostre forze di schivare l'inferno e guadagnarci il paradiso con opere virtuose. Solo così Dio ci renderà partecipi in questo mondo della sua grazia e nell'altro della sua gloria. Bene, in realtà c'erano altri strumenti che si potevano avere, al di là della celebrazione, per capire un po' meglio che era possibile effettivamente entrare in contatto, in comunione con l'aldilà, e addirittura per poter aspirare al regno della Gerusalemme celeste, quindi quello che noi chiamiamo paradiso. Sembrava una realtà talmente lontana, talmente astratta, era molto difficile da immaginare, lo è tuttora chiaramente, ma per coloro che non avevano la frequentazione delle scritture, perché la scrittura era un testo in latino ed era quindi molto lontana, ecco perché l'importanza dei predicatori, allora erano stati messi in campo altri strumenti, tra questi le reliquie. Noi adesso facciamo un po' fatica a immaginare il peso, l'importanza che dovevano avere le reliquie, pensate addirittura nel Medioevo, in un tempo in cui le persone spesso non andavano mai nella loro vita al di là dello spazio che potevano vedere al loro orizzonte, per cui il mondo era molto piccolo, chi viaggiava lo faceva a suo rischio e pericolo, e addirittura andare ad immaginare che c'erano effettivamente delle persone che avevano guadagnato con la loro vita il loro spazio in paradiso, nella Gerusalemme celeste, era qualcosa di veramente astratto. I santi, bene o male, erano quelli che erano o raccontati dal predicatore quando si aveva la fortuna di poterlo sentire, oppure erano dipinti sulle pareti delle chiese, ma da lì a immaginare che fossero persone vere c'era una bella differenza. La reliquia è un pezzo di corpo e quindi dava immediatamente e con una velocità che noi facciamo veramente fatica a immaginare, noi che siamo abituati alle foto, alle riprese, e quindi abbiamo il volto, abbiamo la voce delle persone che magari ci sono lontane, che fanno un'altra vita, delle persone famose. All'epoca invece una persona famosa come un santo era un'ipotesi, era un'idea, poco più che un nome. Il vederne un pezzo era come capire che era esistito veramente. Questa era la grande potenza delle reliquie, che muovevano le persone. Per tutto il Medioevo, addirittura le architetture delle chiese furono strutturate in modo tale da permettere ai pellegrini che si avventuravano appunto spesso in viaggi molto lontani da casa, molto difficoltosi, dispendiosi, pericolosi, permettere appunto a queste persone che avevano percorso 1000 miglia di vedere, quasi toccare con mano, un pezzo di santo. Era come andarlo a trovare. Ecco che le chiese appunto si trasformano, inizialmente scavando una cripta sotto l'altare dove venivano riposte le reliquie spesso del santo titolare della chiesa. E poi pian piano, man mano che l'architettura divenne architettura gotica, quindi divennero chiese più complesse dal punto di vista delle piante, fu ricavato un deambulatorio dietro all'altare, quindi proprio un corridoio spesso tondeggiante dove le persone deambulavano appunto, camminavano, e c'erano più altari delle reliquie. Ve lo dico perché una memoria del deambulatorio è stata tenuta anche nella chiesa di San Carlo. Di fianco all'altare del crocifisso c'era una porta, c'è ancora, si passava in un piccolo corridoio, viene chiamato nei documenti il corridoretto, e si usciva attraverso un'altra porticina nel coro che sta qua di fianco per poi rientrare davanti all'altare del crocifisso. Era appunto un percorso di visita delle numerose reliquie che sono depositate nella chiesa di San Carlo. A questo punto anche questa volta una domanda può sorgere: ma queste ossa a chi appartenevano veramente? Era importante l'appartenenza o era importante far pensare che delle persone erano esistite veramente, quindi era importante ricordarle? Beh, il dubbio era venuto anche ai padri della congregazione. La pietà dei fedeli in modo particolare si è distinto e si distingue verso di questo altare come quello che ha più concorso di messe per essere privilegiato. Fu eretto, come sta presentemente dal signor Giovanni Antonio Brizzi, alias Ludrignani, già confratello piissimo e benefattore insigne della nostra congregazione, e ne fece vivente la spesa prima dell'anno 1683. Particolari reliquie poi si conservano presso di questo altare e precisamente di dietro al crocifisso, in un luogo così chiamato il santuario, che si apre alla venerazione dei fedeli nelle principali solennità dell'anno. È chiamato il corridoretto per andare in coro dietro l'altare del crocifisso. Ebbe in sito visibile il capo di Sant'Adriano Martire e in urna ben intesa di marmo il corpo di San Gemignano, pur martire. Quei buoni sacerdoti da allora ne facevano annua festività d'offizio e messa solenne, ma, illuminati in seguito non convenirsi una tal distinzione per non essere corpo identico, benché autentico, ovvero corpo ma non si sapeva esattamente di chi, lasciarono da parte tutte le magnificenze e si ridussero al solo apparato dell'altare. Come avete sentito, appunto, non sempre era agevole riuscire a capire a chi appartenevano veramente le ossa, ma importava veramente? Forse no, effettivamente. Questo perché ciò che rende effettivamente la Chiesa un luogo sacro, ciò che permette a chi entra qui di capire che si tratta di un luogo denso, non sono quattro mura, ma è qualcosa di un po' più stratificato ed è percepibile dalle persone un po' più sensibili, che stanno attenti, che ascoltano le voci che si sono sommate in una chiesa. Beh, quello che rende la chiesa un luogo sacro è intanto, secondo la tradizione cristiana, la presenza divina nel tabernacolo e, in secondo luogo, è proprio questo stratificarsi delle persone che entrano, camminano, lo abitano, ma soprattutto cercano spesso silenzio, cercano un momento di concentrazione, di meditazione, portano qui i loro affanni, cercano consolazione. È questo stratificarsi delle sensazioni delle persone che rende una chiesa estremamente densa e che ci fa anche pensare alla difficoltà che c'è adesso nell'immaginare una destinazione diversa per alcune chiese che vengono chiuse, perché comunque sia qualcosa di questa sacralità rimane intriso nelle pareti. Naturalmente questo modo di stare all'interno della chiesa viene aiutato, questo parlare con la divinità viene aiutata dal sacerdote durante le celebrazioni e viene aiutata anche dalle immagini sacre e da due strumenti, ancora una volta, particolari, che hanno un'origine antichissima e sono il canto e l'incenso. Se pensate, entrambi salgono verso il cielo. Il canto è stato codificato come canto gregoriano che accompagna alcune celebrazioni, è spesso canto di solo voce e per lungo tempo è stato scritto in questi corali molto grandi che venivano appoggiati su leggi in modo tale da poter essere visti da tutti, per questo i corali erano grandi, perché dovevano essere visti e letti da un'assemblea di persone, spesso da un coro di monaci. E poi pian piano si è sommato anche il canto che noi chiameremmo più tradizionale, con il pentagramma. Il canto sale e permette a qualunque persona di arrivare a un contatto con la divinità, ispirandosi anche a quello che era successo a persone riconosciute come sante dalla Chiesa, che sono per esempio San Carlo Borromeo o San Giacinto, persone che ebbero delle visioni addirittura, tanta fu la loro concentrazione. E poi l'incenso. L'incenso è qualcosa che ha accompagnato le cerimonie del sacro fino dai tempi degli antichi egizi. Ne abbiamo testimonianze che veramente si perdono nella notte dei tempi. E l'incenso accompagnava anche cerimonie molto particolari anche prima della nascita del cristianesimo nella stessa Italia. Il celebre storico romano Tito Livio, nella Storia di Roma, afferma che il giovane Publio Cornelio venne considerato l'uomo più meritevole di Roma. Grazie a questo riconoscimento del Senato, gli fu incaricato di recarsi con tutte le matrone ad Ostia per incontrare la dea Cerere, riceverla sulla nave, scenderla a terra e consegnarla alle matrone perché la portassero a Roma. Non appena fu giunta la nave alla bocca del Tevere, entrato in mare con una barca, come gli era stato commesso, Publio Cornelio ricevette la dea dalle mani dei sacerdoti e la portò a terra. Le principali matrone di Roma la ricevettero. Esse di mano in mano, le une succedendo alle altre, vedendosi correre incontro tutta la città, posti i turibuli ad ardere incensi davanti alle porte sulle vie dove passava, ciascuno pregando che entrasse in Roma ben disposta e propizia, il giorno 12 di aprile portarono la dea nel Tempio della Vittoria. Questo incenso accompagna il viaggio della dea a Roma, così come aveva accompagnato i riti degli dei fin dai tempi degli Egizi. Non fa eccezione la religione ebraica. Nel Libro dell'Esodo, Dio dà l'ordine circa gli aromi con cui si deve confezionare appunto l'incenso e dice che deve essere un lavoro da profumiere, cotto secondo il metodo usato in profumeria e posto sull'altare dedicato appunto all'incenso, sul quale non era lecito offrire sacrifici e che era posto all'interno del luogo più sacro, nel quale appunto dietro il velo dell'arca. Questo era proprio il compito dei sacerdoti. Uzzia, re di Giuda, era divenuto potente. Il suo cuore si ingorgoglì fino a corrompersi e peccò contro l'Eterno, il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare incenso sull'altare dell'incenso. Dopo di lui entrò il sacerdote Azaria, con 80 sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi. Essi si opposero al re Uzzia e gli dissero: «Non tocca a te, o Uzzia, offrire incenso all'Eterno, ma ai sacerdoti, figli di Aronne, che sono consacrati per offrire l'incenso. Esci dal santuario, perché hai peccato. Questo non ti procurerà alcun onore da parte dell'Eterno Dio». Allora Uzzia, che aveva in mano un turibolo per offrire dell'incenso, si adirò, ma mentre si adirava contro i sacerdoti, sulla sua fronte scoppiò la lebbra, davanti ai sacerdoti, nella casa dell'Eterno, presso l'altare dell'incenso.